Ciao! Eccoci! Buonasera! Buonasera, come stai? Tutto bene, te? Da posto, devi sapere che io e Fede ci conosciamo in realtà. Esatto. Tra l'altro, non so da te, ma qua è venuto il Polo Nord, si è trasferito a Milano. Oh, e qui no, qua c'erano tipo 20 gradi. Oggi, allora, in realtà fuori faceva leggermente più caldo degli ultimi giorni. Ma in casa fa molto più freddo che fuori, non so per quale motivo, però adesso... fa... Aspetta che metto le cuffie così sì. Sì. Che sennò fa riverbero, mi sa. Arrivo, Aspetta un secondo. Sì. Senti? Eccoci. Okay. Eccoci, sì. Okay, tra l'altro appunto di solito con la ring light ho sempre caldissimo. Questa volta invece è funzionale per scaldarmi, è la nuova opzione. La tua è calda, la mia no. A me fa caldissimo, di solito no. Io l'estate la odiavo perché faceva caldissimo, invece adesso può essere utile. No, ma è vero, no, non so perché. Vabbè, meglio così, qui comunque non fa proprio freddissimo, è normale. Vai, buono. Comunque oggi sono arrivate un po' di domande sul box che avevo lasciato da parte, poi avevo anche io qualche domanda da farti in generale. Quindi sì. Io inizierei, allora, dato che queste live e una volta erano serie, però più andiamo avanti con gli episodi, questa qua addirittura la seconda stagione, quindi stavano diventando sempre più non c'è un po' a caso e poi qualcosa di serio. Una domanda che ti chiedevano era relativa a se guardi serie TV e quali sono le tue preferite. Allora, sì, le guardo ultimamente un po' meno, cioè okay. gli anni scorsi guardavo esclusivamente serie TV, mentre adesso per me è molto più comodo guardare film perché okay. Mi impegnano di meno, no? E poi non mi viene l'ansia di dire che non l'ho finita, perché a volte mi viene un po', no? Sì. Però, sì. Allora, le guardo, la mia serie preferita è Stranger Things. Ok. Poi mi piace tantissimo anche Dark, anche se non ho ancora finito l'ultima stagione. E mi piace un sacco anche Modern Family, okay. No, Baby anche mi è piaciuta, sì un po' le seguo, quelle solite, okay. Anche American Horror Story, sono super fan. Ok. Sì, io anch'io avevo una dipendenza verso le serie TV, poi ne sono guarito, avevo proprio un problema. Mio fratello ha un problema, nel senso che lui se non finisce la serie, cioè lui si obbliga a finirle perché non riesce a lasciarle incomplete. Esatto. Cioè, ma è matto, nel senso. Avevo anche questo problema. No, se non mi piace basta. Tra l'altro io faccio fatica a dare chance alle serie TV, cioè che se tipo dopo il primo episodio mi rompo le scatole, basta, cioè non vado avanti. Lui le finisce per forza. No, sì. Tra l'altro il problema mio era anche nella velocità con le quali le guardavo. Tipo ho visto Lost in una settimana e mezza e Lost sono tipo un miliardo di episodi. No! E avevo una dipendenza verso quella serie TV. Per fortuna è finita a un certo punto. Io anche per quello, soprattutto se mi piace la serie, tendo a preservare gli episodi. Vai nel bene. Senso dico, no, c'ho la cosa dentro che dice, dai, vai avanti, prossimo episodio. Poi dico, no, se no la finisco tutta, dai, lo teniamo per domani questo. Infatti è un problema perché io adesso non ho più serie da guardare. Infatti anch'io sono passato ai film recentemente perché... È più facile rimanere, perché più che altro poi se inizi subito. Esatto, tipo ieri sera ho visto un film fantastico che penso che tu abbia visto, comunque è famosissimo, io non ho mai visto Shutter Island, quello con DiCaprio. Mizza, che è bellissimo. Ascoltami, ma tipo a me l'ha consigliato un mio amico di vederlo, no? Okay. E io alla fine gli ho detto, ma gli ho detto una frase che non mi ricordo quale fosse, che però lasciava intendere che non avessi capito il finale. e lui mi ha detto, guarda che non è così, Marti. Cioè, perché ha visto Shutter Island, puoi capire, no? Esatto. Ma poi io quando ho visto il finale, che penso di avere capito, spero, che io sono rimasto lì a guardare, davvero? Ma io all'inizio non ci sono rimasta così, perché avevo capito un'altra cosa. Ah, ok. E poi lui mi ha detto, no Marti, guarda che non è così, ed era come hai capito tu. Però fighissimissimissimo. Infatti adesso mi voglio recuperare un po' tutti quei di Scorsese e Tarantino, che se sono tutti così mi gasano un sacco. Molto. Nel frattempo hanno salutato quelli di Webbo che ciao! Erano con noi in montagna, quindi... Sì. Sono qui perché cercano scoop. Esatto, adesso vieni qua che domani troviamo articoli ovunque con le serie preferite. Esatto. Invece una domanda più seria, queste Vai. Sono quelle che faccio io sono
simili serie, quelle come ci puoi prese. Allora, in generale tu fai un sacco di video e sì. Tu mi avevi detto addirittura che tu ti cambiavi ogni scena che fai, che è una cosa difficilissima. È vero, è vero. Ma tu come trovi ispirazione per i tuoi video? Cioè, nel senso, come li partorisci? Allora, io trovo gli audio a caso nei perché, okay. Di solito, okay. Nelle persone che seguo trovo degli audio che mi interessano e poi inizio a girare il video e io lo dico sempre che quando inizio a girare il video magari parto con un'idea e poi finisco, che alla fine del video se ripenso a quell'idea dico è venuto completamente diverso, okay. Ma perché tipo io mentre lo faccio mi vengono le idee su come farlo e... Niente, in realtà cioè non è che li penso prima, è tutto fatto sul momento. Ok, ok, ok. Quindi tu durante il video non sai cosa potrebbe venire fuori, potrebbe essere bellissimo. Esatto, esatto. E tipo ci sono delle volte che mi sorprendo e delle volte che invece dico non mi sei piaciuta questa volta, Marti. Cioè mi giudico, okay. Capisco? Però quando viene fuori qualcosa di figo dico wow. Ma le robe più belle di solito, cioè più belle adesso sembra che, però quelle che hanno più successo poi effettivamente... Sono delle cose che mi vengono in mente in un nanosecondo e le realizzo in 5 minuti. Cioè spesso quei video che vedi virali probabilmente sono quelli per cui ci impiego meno tempo. Cioè, capito? Paradossalmente. Ma è sempre così. Allora, TikTok penso che l'abbiano fatto apposta per più tempo ci metti, più il video va male. È vero? Se ci metti poco tempo, non so per quale strano motivo arcano. È incredibile. Non lo so. Vabbè. Però così, sì. Nel frattempo nei commenti è arrivato Inception, io l'ho visto Inception, era bellissimo, era quello dei sogni. Sì, 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 sì. Però ecco, parlando di sogni, mi sono persa dei pezzi perché mi sono addormentata, l'ho guardato con i miei amici, l'ho guardato con i miei amici e tipo alcuni pezzi me li sono persa, però mi sembrava un bel film, non l'ho visto tutto però. Dai, magari poi nei tuoi sogni hai continuato anche la storia, quindi in realtà tu hai un'altra storia di quella che c'era effettivamente. Non lo saprò mai. Finché non mi confronto con qualcuno. Però sì, c'era Leonardo DiCaprio, quindi l'ho guardato molto volentieri per quando ero sveglia. Poi quando dormivo, vabbè. Nel frattempo così invece... come... Vai. Così come per Interstellar. Sono entrambi di Nolan, se non sbaglio. Inception mi sa che è di Tarantino o di Scorsese, uno e due. Non ho idea. Vabbè. Anche tipo Interstellar è un altro film che tutti adorano e mi addormento sempre. Non sono riuscito a finirlo. Cioè, raga, ma io, a parte che mi addormento molto facilmente, da come si potrà capire da questa intervista, no? Però, cioè, proprio quei film sono impegnativi che dici, cavolo, le devi seguire proprio attentamente dall'inizio alla fine, tipo Dark, che devi prenderti gli appunti mentre li guardi, e io proprio, ciao. Sì, sì, ma poi durano tantissimo. Esatto, tipo 3 ore, 2 ore e mezza, cioè, ma poi. Sì, sì, la Shutter Island, ieri l'ho visto tutto di fila perché mi aveva preso troppo, però alcuni film devo spezzarli in più puntate. Fai conto che io non ho mai visto Star Wars, non so se tu l'hai mai visto. Neanch'io. Recuperalo perché è bellissimo, però io ci ho messo 20 anni prima di iniziarlo perché eravamo questa barriera del è vecchissimo, se lo guardo non mi piace. In realtà è stato abbastanza così, cioè quei tre episodi che sono usciti negli anni 70-80 non mi sono piaciuti perché è troppo vecchio, cioè nel senso comunque io e te siamo nati che comunque c'era già una buona qualità video. L'effetto di speciali. Esatto, sì, quindi sì. Sembra fatto da me col telefono, neanche, forse fa molto meglio l'iPhone, quindi di per sé mi dà fastidio questa cosa, però in realtà i tre, quelli usciti nel 2000, mi sono piaciuti tantissimo. Sai che io non l'ho mai visto perché sempre per un altro criterio che seguo quando devo scegliere che cosa guardare, se tipo la saga è troppo lunga o se la serie ha troppe stagioni, la balzo, dico no, non mi voglio impegnare così tanto, no? Tranne Harry Potter, che vabbè, però quella l'ho seguita, cioè, volta per volta, è l'unica saga che ho seguito tutta. Beh, Signor degli Anelli non è, ci sono tre, non hai visto neanche quello. No, tipo, ho in mente i personaggi tipo Gollum, perché da piccola mi faceva paura mio fratello, quindi lo prendevamo in giro, no? E lo guardavamo tipo su Italia 1, ma non so la storia. Ok. E l'ho visto, mi è piaciuto un sacco, dovrei rivederlo, però è lunghissimo anche quello, sono 9 ore di film in tutto, perché sono 3. Cioè, tipo il Titanic io non l'ho mai visto di fila, tutto di fila. No, io Titanic penso di averlo visto su Italia 1 quando ero piccolo, però non è uno di quei film che mi ispirano perché non è il mio tipologia di film.
Ci sta, classicone, però per dire anche Italia 1 lo spezza in due serate quel film. Ok. Senso. È bello impegnativo. Sì. E appunto, di film... Io voglio recuperarli perché secondo me sono strabelli questi film vecchi o comunque che sono famosi, tipo anche Pulp Fiction. Io l'ho visto sempre a pezzi, penso di non aver mai visto tutto completo. E tra l'altro i film di Tarantino, se non li guardi completi non capisci niente. E infatti non l'ho visto ancora, non l'ho visto. Devo anch'io ho vederlo. Ho visto per la prima volta Kill Bill l'anno scorso e tipo all'inizio ero abbastanza scossa, nel senso dicevo, però tutti i film di Tarantino ti lasciano così. Esatto. Invece un'altra cosa che ti avevano chiesto è se fai qualche sport. Allora, sì, adesso faccio palestra normale, okay. Però ho sempre fatto tanto sport nella mia vita, cioè i miei mi hanno sempre fatto fare sport. Tipo da piccolina facevo danza, nuoto, poi ho fatto tennis, ho fatto anche scherma per un breve periodo. Però è difficilissimo scherma, tutto. Cioè è un casino. Io non ho mai fatto scherma, ma cioè, no, io quando vedo le partite non capisco niente, perché a me sembra che non lo prende, o lo prende e suona tutto ogni volta che prova la sua cosa. Perché è piccolino, cioè la punta del fioretto è piccola, tu non riesci a vederla dalla televisione, no? Però in realtà no, non è così difficile, cioè le mosse, almeno al livello che ero arrivata io, che non era altissimo ma nemmeno bassissimo, c'erano delle mosse, tu ti dovevi spostare sulla pedana in quel, in quel modo preciso, okay. Perché sennò tipo ti squalificavano comunque per dei punti, però non era così difficile, dovevi essere molto veloce, scaltro. Ok. E poi non so perché ho smesso, però ho smesso. Poi tipo le Olimpiadi io li odio quando ci sono quelle di scherma, perché tipo provano il giubbottino ogni due secondi. Ogni volta che c'è un punto qualcosa stanno lì a provare se diventa verde o così, se lo colpisci. Davvero? Così. Non so se l'hai visto, però tipo no. L'ultimo Olimpiadi che ho visto lo odiavo perché ogni due secondi si fermava l'azione per vedere se funzionava il giubbottino. Sì, ma perché serve per i punti, quindi deve funzionare, controllano sempre. No, però non ho mai seguito una partita intera. Ok. No, quello neanche io. Io guardavo anche perché non so neanche quanto duri, non so le regole, quindi era un po' inutile. Un pochino durano. Ok, allora. Infatti anche tipo tennis, quegli sposti lì, io non ho mai visto una partita intera, ma... No, ma tennis è già più, secondo me... No, anche scherma. Tre ore. Trattiene. Però tennis, guarda che se tipo tengono tutti e due, ti dura un bot, può durare appunto, un bot. Appunto, per quello. Figo, però intrattiene tantissimo, cioè è lunga. No. Però. Sì, però magari tipo l'ultima mezz'ora ti puoi vedere, ma una partita intera impazzisci. Un po' esatto. Poi invece avevamo fatto un video su TikTok nel quale diciamo che le tue curiosità in generale, sì. Una cosa che secondo me non sa nessuno è la tua età, che secondo me ho quasi 22 anni, amici. 22 fra oggi che giorno è? Fra 13 giorni faccio 22 anni. Attenzione, fra una festona. No, no, in realtà uscirò con i miei amici e la mia famiglia, una roba easy. Però sì. E invece per quanto riguarda, tu fai anche l'università? Sì, faccio anche l'università, ho iniziato lunedì, una gioia. No, vabbè, ero contenta perché comunque a me piace sempre ritornare ad una certa routine. Tipo anche quando andavo al liceo ero mega felice a settembre ogni volta, cioè c'erano i miei compagni, i miei amici che dicevano oddio c'è scuola, mi viene da piangere, ero super contenta. Prima di tutto perché mi piaceva comprare la roba per andare a scuola, cioè, penne, matite, quaderni, cioè proprio mi piaceva. E poi a me piaceva tantissimo andare a scuola, quindi ero stracontenta, no? E stessa cosa con l'uni, cioè sono un po' meno excited perché la situazione è diversa in università, poi adesso con tutta casa, che non è un male, però comunque a livello umano non è il massimo. Sì, esatto. Davvero, sono contenta. Io faccio mediazione linguistica e culturale. Che più o meno fai lingue? Sì, allora praticamente studiamo lingue, e nel mio caso inglese e tedesco, e poi facciamo studiamo la cultura di queste lingue, e poi studiamo anche tante materie intorno, come per esempio, non lo so, sociologia, economia, poi dipende da che percorso scegli, puoi fare due strade, nel mio caso io ho scelto quello più economico, se no c'è anche quello più incentrato sulle arti. Ok. Quindi poi tu puoi scegliere, è molto interessante. Invece un'altra domanda che ti volevo fare io questa invece. Allora, prima di tutto ti volevo chiedere come si sta comportando la tua università a questa cosa, perché la mia, ma secondo me non bene.
Ma per ora bene, capiremo se si sta comportando bene o male quando bisognerà fare gli esami, secondo me. Ma io ho scoperto che devo farne tre parziali a ottobre. E lascia Ottobre. stare, io di sociologia devo fare una sorta di test ogni giovedì. Ogni settimana ho questo test qua, ti giuro. Quindi vabbè, cioè, non è un male, perché almeno studio con una certa Esatto. frequenza, però comunque cioè, non l'avevano mai fatto. Non so se lo fanno per il Covid o per che cosa, però è È super tosto come tosta. roba. Sì, è bella testina. Però sì, no, cioè, più o meno si stanno comportando bene fino ad ora. No, mia madre, cioè, allora fai conto che noi possiamo andare una volta a settimana a scuola, cioè all'università. Tu cosa Io fai? faccio economia qua a Ok. Milano. E, però, tipo, puoi andare una volta a settimana, 2 giorni per forza a casa. Quindi lunedì e venerdì è solo a casa. A casa. Quindi no, non c'è, nessuno può andare all'università. Invece, per quanto riguarda gli altri tre, va a turni a caso. Tipo, io posso andare, questa settimana potevo andare oggi, settimana scorsa potevo andare giovedì e quella prima martedì, cioè a caso, tipo ogni Wow. settimana cambia ed è un casino, non si capisce Noi niente. possiamo prenotare le lezioni, cioè se tipo io Ok. domani voglio andare a seguire sociologia, devo prenotare non so quanto tempo prima di andare, solo che per me è molto più comodo, abitando comunque fuori Milano, seguirle da casa, quindi per me non è un problema. Però da quel che ho capito io, ovviamente i numeri sono limitati, però se ti prenoti penso che tu possa andare tutti i giorni. Che Sì, cioè sì, che sì. sbatti che tu non puoi decidere di andare tutti i giorni. Sì, è quello il problema perché tipo, c'è un mio amico che ha preso la casa qua a Milano e non può andare, cioè nel senso va una volta a settimana, quindi a questo punto lui che è Mini. Poverino. a Rimini, faceva prima stare a Rimini e non subire neanche una lezione. Sì, infatti è un Poverino. casino. E invece la domanda che ti devo fare io è, ah sì, relativa al fatto che comunque tu fai una sorta di recitazione nelle tue. Tu hai mai studiato recitazione o vorresti studiarla? Qualcosa del genere? Sì, allora l'ho studiata, diciamo, a livello, penso, io lo definisco amatoriale, nel senso che l'ho studiata al liceo. Nel gruppo di teatro l'ho fatto per 4 anni, Ok. 4 anni, sì. E appunto ci preparavamo tutto l'anno per fare questo spettacolo e alla fine poi c'era il saggio di fine anno. Quindi questa è la mia education, nel senso, questa è la mia esperienza con una scuola di recitazione. In realtà non era una vera e propria scuola, nel senso non ci davano chissà quale consiglio. Ho sempre avuto questa attitudine sin da quando ero proprio piccolina, di volermi esibire in qualche modo, infatti appunto danza, tutti i video dove sono io che ballo, eccetera. E niente, quindi per ora ho fatto solo quella, però sicuramente mi piacerebbe approfondire e studiare in maniera molto più tecnica Ok, questa parte. perché tipo anch'io sono sempre stato intrigato da questa cosa, ma non ho idea di cosa ti insegnano, cioè quando fai recitazione, cosa ti insegnano? Non ho Allora, idea. ti faccio un esempio. Io Ok. quando andavo a teatro, ti fanno fare degli esercizi che tu inizialmente dici, ma che cavolo me lo fanno fare, no? E lo Ok. fanno fare a fare. Tipo, non so, noi eravamo nella palestra della mia scuola, un giorno entravamo e c'era il nostro insegnante che ci diceva, comportatevi come se foste una nuvola. E tu facevi di tutto, oppure tipo, adesso andate piano, sentite, camminate in giro, sentite ogni parte del vostro corpo e poi buttate fuori qualsiasi cosa, può essere un urlo, una parola, un nome, tipo c'era gente, cioè era un delirio e questi erano tipo alcuni degli esercizi che servivano per farti diventare più confident, anche tipo con gli altri del gruppo e soprattutto per le persone che avevano bisogno di sbloccarsi, serviva Essere utile. per questo. Poi come altre tecniche, per esempio, ti possono insegnare attraverso gli esercizi a pronunciare meglio le parole, perché ovviamente col teatro, se sei sul palco, Ok. più, cioè, meglio scandisci le parole, meglio è per tutti. Quindi magari ti fanno mettere una matita tra i denti, cioè proprio devi tenere la matita in bocca e ti fanno dire le parole, così che tu poi, cioè, proprio muscolarmente la bocca si muove meglio e tu riesci a parlare meglio. Quindi un po' tutte queste cose qua. Poi, appunto, non avendo mai frequentato una scuola seria di teatro, non ti so dire bene, però cose strane impari studiando recitazione, ti assicuro, interessante.
tipo quelle cose lì facevano anche a doppiaggio. Tipo io ho conosciuto un ragazzo che un signore che faceva doppiatore per lavoro, sì. Uh-huh. E mi ha detto che la cosa principale quando era piccolo gli facevano fare, cioè lui ha fatto molto da autodidatta, ma tipo i scioglilingua. Mm-hmm. Tipo li sapeva tutti e facevano la velocità della luce perché wow. per allenare solo che io sono incapace proprio, cioè mi blocco dopo due. Io mi mangio le parole spesso quando faccio le storie, poi le riascolto e dico aspetta, ma che cosa ho detto, ma capirà la gente, infatti esatto. A volte mi scuso e dico scusate raga, cioè, io parlo così. Ma poi io per colpa anche di TikTok ho imparato a parlare troppo veloce, perché cioè io parlavo già veloce di mio. Mm-hmm. TikTok mi dà 15 secondi, esatto. Perché se faccio o un minuto, cioè basta. Che però se faccio un video da un minuto non lo guarda nessuno e quindi devo stare veloce, e quindi magari una cosa che una persona direbbe in 5 minuti io devo dirla in 25 secondi ed è impossibile. Diventi proprio tipo ti velocizzi, vai con uno per esatto. Da solo. Esatto, esatto. E poi metto pure i taglietti, quindi magari dico una parola, poi mi risposto la faccia di qua, dico l'altra, in questo modo va straveloce e una bomba. No, no, ci sta. Invece, una domanda sempre seria questa, è qualche consiglio che vorresti dare per chi adesso vuole approcciare i social e in particolare TikTok? Ok, allora, sicuramente se vuoi avere successo, secondo me, in questo momento, devi un po' trovarti una nicchia, che non significa un qualcosa che seguono poche persone, un qualcosa seguito da poche persone, ma un qualcosa che sia molto chiaro, cioè per esempio vuoi far ridere? Oppure vuoi okay. fare make-up, oppure vuoi fare vestiti. Cioè devi restare molto verticale sul tuo personaggio, secondo me. Così che poi le persone si riescano a ritrovare in te come personaggio che fa quello. Esatto. Mentre se fai tante cose diverse, secondo me, sul profilo, diventa più difficile farsi seguire. Cioè, ovvio, poi ci sono un sacco di profili che vanno tantissimo, però secondo me il modo più semplice e quello che funziona di più partendo da zero è trovare una strada precisa e cercare di seguirla. Verissimo, quello, sì, sì, sì. Sicuramente. Poi questo anche a livello di algoritmo ti aiuta, perché ti mostra esatto. sempre alle persone giuste, se no se tu oggi fai balletti e domani fai make up non capisci più niente. Esatto. Esatto, no, esatto. No, veramente così. E poi la qualità del video secondo me conta tantissimo, cioè se fai un video fatto anche questo per l'algoritmo, se non sbaglio tu mi dicevi, sì. Perché comunque TikTok vede esattamente tutto nel tuo video e se esatto. vede bene che non c'è niente di male te lo spinge di più, quindi quello sicuramente esatto, è importante. Esatto. Quindi compratevi tutti degli iPhone che fanno i video bene. Degli iPhone, esatto, che tu tra l'altro non ce l'hai mica da tanto. Adesso è bellissimo. E poi è il mio piccolo, è mio piccolo bambino. No, veramente, io l'altro lo odio. Guarda, è ancora qua dentro il cassetto che lo uso ogni tanto per le cose. Oltre al fatto che è grosso un terzo, probabilmente. E poi questo qua c'ha una telecamera troppo bella, cioè nel senso in confronto all'altro. Lo so anche se anche io in realtà ho anche questa qua che servirebbe per fare video. Mm-hmm. Però in realtà se non setto bene questa, quasi quasi li fa meglio l'iPhone. E quindi a sto punto uso l'iPhone. Anche perché effettivamente costa di più l'iPhone che la macchina fotografica, quindi effettivamente. E poi gli ultimi, io il mio l'ho pagato un cifro, guarda. Anch'io. Ma tra l'altro io volevo prendere il 12, cioè 13, no, 12, sì, 12 deve uscire, sì. Ma usciva a novembre, quell'altro mi stava friggendo in mano, tra un po' ancora si aspettavo e quindi non potevo ma più. Ma l'hai preso tipo a settembre, se non sbaglio, cioè, esatto. O ad agosto? Ad agosto, a metà agosto, tipo. Mi ricordo che a luglio mi avevi detto che avresti preso l'iPhone quando ero in montagna. No, quello lì faceva troppo schifo, cioè ti avevo detto che mi laggava, cioè mi crashavano su TikTok, Instagram, mi crashavano. Fai conto che i Reels non potevo usarli io perché non mi faceva caricare video. Ma cioè, mentre lo editavo, magari facevo quella. Tanto Reels non fa niente praticamente. Non insultiamo Reels che poi ci bannano live, però in generale no. Non mi piace per niente. Okay. E tipo, se editavo il video, finivo l'editing e si bloccava l'applicazione. Ecco. Quindi a un certo punto mi sono arreso, ho detto vabbè. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Nel frattempo c'è anche Kaffa qua che è entrato. Ciao, Kaffa. Io non li vedo, io boh, si sono bloccati i commenti, mi sa di me. Vabbè, fa niente. Ciao Kappa. Allora io ti farei ancora un paio di domande. Vai. Un'altra che era arrivata sempre dai commenti e ti chiedevano se hai intenzione di, non lo so, la tua persona, io non lo so e dalla domanda non sembrerebbe, se vorresti aprire un canale YouTube, non so se ce l'hai già.
Allora, io sì, ce l'ho un canale YouTube, che però non uso. Lo usavo prima e facevo praticamente delle ricette. Ok. Che ridere, tra l'altro. No, però, me ne andrò a guardare così per cucinare. Non so se mi trovi. Cioè, magari mi trovi, però vabbè. Sì, lo usavo, però adesso, dato che appunto ho avuto un canale YouTube per un certo periodo e so quanto impegno ci vuole seguire un canale YouTube, per montare video, per fare i video per YouTube, che magari ci metti davvero 2 ore, li devi pure tagliare, cioè è uno sbatti enorme, cioè sbatti, se hai voglia di farlo e ti piace farlo. Sì, per un video adesso... almeno 4 ore, ma almeno, cioè proprio se sei una scheggia e il video è solo una ripresa fissa, ci metti così, perché sennò... Quindi io dico, adesso mi concentro sia su TikTok che su Instagram e poi magari un domani, se vorrò fare qualcosa che appunto YouTube mi permette di fare meglio, andrò su YouTube. Però ora come ora no. Appunto c'è questo mio profilo che magari troverete, in cui ci sono io che cucino ricette sane. Ok, addirittura. Ma questo quanto tempo fa lo facevi? 2 anni fa. 2 anni fa, circa. Ok. Sì, 2 anni fa. No, però non è nei miei piani adesso. Ok. Invece parlando di piani del futuro, di solito magari chi fa video magari ha come obiettivo quello di recitare, quello di fare cantante, comunque qualche obiettivo. Tu hai qualche obiettivo del genere? Magari fare l'attrice, fare qualcosa del genere? Allora sì, mi piacerebbe sicuramente entrare in questo mondo, nel mondo della recitazione, però sto vedendo anche con... le varie opportunità che mi vengono offerte, che mi piacerebbe fare anche altre cose in questo campo, magari proprio non anche l'attrice, cioè ovvio quello rimane una delle cose che mi piacerebbe più fare, però per esempio l'intervista che ho fatto il mese scorso per After è stata un'esperienza unica e mi piacerebbe farlo spesso. Oppure non lo so, tipo il lavoro che dovevamo fare noi, che adesso non so se si può dire. Sì, non si sa mai, non diciamo niente. Esatto, però cioè, capito, cose così molto, cioè sì, sì, che sono nell'ambito, però dietro le quinte, non sei sotto il riflettore. Bravo, esatto, mi piace anche quell'idea. Ok. Infatti tipo anche a me piacerebbe un sacco. Cioè, allora, io se iniziassi a studiare recitazione, chiaramente il mio obiettivo potrebbe essere quello. Non lo so, io mi piace fare di tutto, quindi ho un problema che non riesco a focalizzarmi su una sola cosa. E, però anche tipo fare il regista, queste cose qua, comunque il coordinare magari quello che fa lo sceneggiatore, quindi pensa a tutta la parte di dialoghi, eccetera, insomma è bellissimo. Cioè, potrebbe essere stra interessante. Allora, io lì, tipo, regista, non lo so se mi piacerebbe fare. Non so se mi piacerebbe fare regista, perché io ho una mia amica che studia. Lei farà Naba. Non mi ricordo mai come si chiama il suo indirizzo, però comunque spesso chiama me e altri nostri amici per fare da attori. Quindi io vedo che cosa significa stare nella crew e non fare l'attore, cioè la roba migliore che tu puoi fare su un set per me è fare l'attore, cioè, è la parte più bella, cioè se devi fare regista hai un sacco di responsabilità, sbatti tempistiche, cioè sei un botto sotto pressione, non che per gli attori non sia così, però diciamo che gli attori fanno la parte divertente, cioè spesso quando eravamo sui set, tra virgolette, erano set abbastanza, questo è un metro con cui sto giocando, set su cui eravamo io e un mio amico, ci dicevamo mamma mia, cioè noi facciamo proprio la parte divertente, perché magari loro erano lì che oddio adesso questa come la facciamo, le luci, quanto tempo abbiamo, dobbiamo fare questo entro tot, quindi diciamo che è impegnativo e non so se mi piacerebbe tanto quanto mi piacerebbe fare la parte. Quindi dietro le quinte intendi più una parte tipo un giornalista, cosa del genere? Esatto, cioè più dietro nel senso... Tipo anche presentatrice di qualcosa, roba del genere? Sì, anche per dire. Non lo so, adesso non lo so, cioè sento che ci sono così tante possibilità che non voglio escluderne nessuna, in quel senso. Poi a proposito di quello, secondo me, comunque tipo più sali di livello... Secondo me il regista è a livello degli attori, cioè anche lui può fare un po' quello che vuole. Mm-hmm. Il problema ce li hanno tutto il contorno, quindi tutti quelli che non hanno un nome enorme. Quindi... Uno sbatti gigante si fanno, fidati. Sì. Tipo, non mi ricordo come si chiama, ma questa mia amica, sempre che fa cinema, mi ha detto che c'è la tipa o il tipo
che deve tener conto esattamente di come sono messe le cose in scena, di come è truccato l'attore in un certo modo, e i dettagli devono essere sempre quelli perfetti, perché sì, sennò se tipo non giri tutto in un giorno, la persona va ritruccata, la scena esattamente, cioè come si dice, la scenografia va rimessa com'era, uguale, e quindi c'è questo che tiene traccia. Io non sarei mai in grado di fare una cosa del genere. Infatti, quando noi vediamo quei piccoli errori magari nei film così, e tutti a puntare, figurati quante cose invece correggono che sarebbero sbagliate. Tipo ieri in Shutter Island, non so se era un problema, perché è presente che sono tutti matti lì, no? Sì. E non so se il problema era il fatto che lei fosse matta o era un problema di scena. Lei prendeva il bicchiere e non aveva il bicchiere, e poi appoggia il bicchiere che invece era vuoto. Ed era una cosa stranissima, perché... Ah no, secondo me era perché se l'era immaginato lui. Ah, però sì. Sì. Ho spoilerato magari. Vabbè, raga, non potete capire. È vero. Sì, secondo me perché... Comunque, io direi che se non ci sono domande adesso qua nel pubblico... Adesso questi episodi li sto cercando di fare un po' più corti, perché... se no diventano troppo lunghi, diventa un'ora, e un'ora è tanti. Ho visto proprio le statistiche che se superavano i 20 minuti e c'era il dirupo, prima che i 20 minuti era così, poi e quindi ho detto che secondo me se rimaniamo su mezz'ora invece di un'ora sì, meglio è, come video su TikTok. Esatto, anche perché poi questa domani andrà invece su YouTube e sul podcast. Il podcast in realtà potrebbe non arrivare domani, perché prima devo rimettere quelli dell'anno scorso che non ho ancora messo, tipo mancano 10 episodi, quindi ma devo podcast fettermi. Lo metti su Spotify? Anche sì, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Dopo se vuoi ti spiego come si fa. Ok. Vabbè, io ti ringrazio tutti quelli che ci grazie hanno guardato. Grazie a voi, grazie a te Fede, è stato un piacere. Ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao.